Ho voluto fare una presentazione diversa dal normale. Di solito vengo a presentarvi i miei progetti di ricerca, vengo a presentarvi le mie cose sulle macchine e reti virtuali. Invece oggi voglio portarvi a vedere quelli che sono gli strumenti che io uso quotidianamente nelle mie lezioni. Vi porto all'interno di una lezione dei sistemi operativi dell'Università di Bologna. E partiamo da questo giocattolo qua. Questo giocattolo l'avevo fatto nell'ambito di RaspiBo per giocare con il Pixel. L'ho portato insieme, l'ho portato alla Maker Faire, è piaciuto tantissimo, attira tanta attenzione. E tra l'altro, non so se l'avete notato, c'era scritto, se vi collegate a PeacePlay con il vostro telefonino usando Telegram, potete mandare i messaggi in tempo reale. Se scrivete qualsiasi scritta, comparirà qua appena c'è tempo. Vedete che in tanti si stanno già giocando. Quando ho visto questa cosa, io ho detto, beh, se genera così interesse, portiamolo nell'aula. Perché quello che un docente deve fare è cercare di attirare l'interesse degli studenti. Allora, l'ho portato in un corso progetto dei sistemi virtuali, un corso complementare dove ho, a seconda degli anni, 10-18 studenti, e quello che è successo è quello che sta succedendo ora, che tutti pensavano al display e non pensavano più all'attività, alla lezione, perché attirava molto. Allora ho detto, no, non bisogna buttare via l'idea. Il problema è che per qualche motivo psicologico i LED così lampeggianti, tutte le cose che si muovono, forse sarà il nostro istinto animale, fanno in modo che attirino troppo la nostra attenzione. E allora, cosa ho fatto? Ho inserito un bot, ma fatto in maniera diversa, all'interno della strumentazione di aula. Quella che vedete qua non è l'immagine del mio portatile, ma un'immagine di una macchina virtuale che sta funzionando a Bologna. E questo è uno strumento che uso da tanti anni all'interno del corso. Come lo uso? Io ho scoperto di odiare i lucidi, quindi storia, display. Perché? Perché uno dei problemi che ho è che gli studenti normalmente sono passivi, vorrebbero l'endovena di conoscenza. Stanno lì a dire, e beh, e adesso? E molto spesso i lucidi fanno in modo che lo studente pensi che quella sia la materia da studiare. Sarebbe come tentare di capire l'opera guardando all'inizio del libretto i personaggi interpreti. Quello è solo, di solito il lucido, è solo una presentazione dei capoversi. Quindi normalmente io faccio lezione, o arrivo in aula come facevano i prof di una volta con il pizzino, con il foglio degli argomenti da svolgere, oppure lo metto su un editor condiviso e gli appunti vengono generati. Ed ecco qua, questo è Etherpad. Se avete con voi una macchina, volete collegarvi come avete scritto sul display, potete collegarvi a Etherpad e cambiare con me gli appunti che sono sullo schermo. E di solito, mentre parlo, gli appunti, gli studenti continuano a prendere appunti e lo vedono sia sul display sia sul loro browser. L'altra cosa che c'è è che tempo fa mandavo anche l'audio in streaming, ma in realtà credo nella lezione frontale. Ecco, c'è questo sito, lo trovate con un browser se cercate Renzo Davoli Live, che fa in modo che tutto lo schermo che ho qui adesso fa l'effetto telecamera una dentro l'altra, però potete avere l'hard copy dello schermo sul telefonino, sul portatile. Questo è utile, sì, perché è nelle ultime file, fa fatica a prendere la lavagna, ma è molto utile anche perché
se abbiamo costruito insieme un programma che interessa e uno vuole prenderlo appunto per studiarlo più tardi, basta fare lo snapshot dell'immagine e tenerlo negli appunti. Quindi c'è questo strumento, quell'altro, ho aggiunto nell'angolino qua in basso a destra un bot. Questa volta se volete chiamare, se volete provare, vi potete collegare a RD235 bot e quello che scrivete comparirà lì. Quando l'ho detto in giro, colleghi, amici mi hanno detto: ma cosa fai? È pericolosissimo, che chissà che cosa ti scrivono su quella lavagna. Non è vero, non è vero, perché al di là di qualcuno che ha un buon livello di maturità e fa queste cose, una volta chiarito che non siamo alle scuole elementari, una parolaccia non scandalizza più nessuno, a quel punto la situazione è stabile e gli studenti capiscono e partecipano a questo nuovo metodo di fare lezione. Che cosa cambia avendo questo rispetto all'interazione normale? Cambia che quello è anonimo. Lo studente ha paura ad alzare la mano e dire non ho capito. Invece può scrivere, non è chiaro perché ha fatto questo, cosa succede? Ha paura sia del giudizio del docente, ma anche del giudizio dei colleghi. Ci possono stare anche degli scherzi, si può anche avere il tono. E poi è asincrono, perché c'è sempre la paura di interrompere il flusso del discorso durante la lezione. Mentre invece si accumulano le domande, finisco il discorso, mi giro, vedo le domande che sono emerse nel frattempo e si riesce a rispondere. Facendo così si ottiene anche un altro beneficio. Il telefonino, nemico della lezione perché serve per fare altre attività, diventa strumento della lezione. C'era un detto che diceva: piuttosto che combatterlo, alleati. È meglio allearsi con questi strumenti e fare in modo che diventino strumenti da utilizzare all'interno della lezione. Quindi la lezione, così facendo, diventa un racconto, una costruzione condivisa e si riesce a seguire il flusso delle necessità, delle richieste degli studenti. Non solo, ma mi fate comparire, qualcuno prende RD235 bot e mi scrive qualcosa. Uno dice è piccolino, se lo volete, abbiamo proiettori grandi, qualcosa, perfetto. Serve anche per un altro fattore. Uno studente deve partecipare alla lezione e la cosa migliore è che facciano delle esercitazioni, come dire, mentali, delle esercitazioni sulla propria preparazione. Che ne so, si creano delle sfide per dire: ma questa cosa che vi ho spiegato, allora, questa cosa è così o è cos'ha? Chi vota? Quelle che si potrebbero fare come votazioni pubbliche, dicendo: alzi la mano chi dice che questa cosa è implementata a livello kernel, alzi la mano. Anche lì ci sarebbe il timore di dire: ma se poi ho preso la risposta sbagliata. Normalmente quello che succede è che c'è lo studioso, il nerd di prima fila che alza la mano e tutti gli altri stanno buoni, tranquilli per paura. Bene, integrato all'interno del bot c'è anche un dispositivo di votazione. Se adesso, per fare una prova bisogna fare barra vote e un voto, quindi metà rispondete barra vote sì
L'altra metà barra vote no. Ok? Se per caso avete sbagliato e volete rivotare, se fate di nuovo barra vote, siccome prendo l'ID, non tengo traccia dell'ID, ma l'ID mi serve per fare in modo che se uno non possa votare due volte. Se uno vota due volte, la seconda volta annulla la sua prima votazione e cambia idea. Ok? Ad un certo punto qualcuno mi scrive per cortesia barra count 1, o di solito lo faccio io. Facendo barra count qui risulta i conti e i risultati C2, C1, si vede che uno ha scritto C con l'accento e uno C senza accento. Se fossero no oppure cose diverse, a quel punto questo serve per aumentare la discussione e vedere intanto di autovalutarsi, vedere se il concetto è passato oppure ci sono dei fraintendimenti. Quindi vedete che è uno strumento così banale, sono 50-60 righe di codice Python, ha degli effetti veramente molto, come dire, utili all'interno di una lezione. Perché mi è venuto in mente queste votazioni? Perché un giorno sono andato a una riunione in rettorato alla mia università e in pompa magna ci hanno annunciato che in un'aula storica dell'università avevano messo in piedi un sistema cosiddetto di sentiment analysis. Venivano dati a tutti i presenti dei telecomandi con tasti numerati da 1 a 10, veniva proiettata una slide su cui c'era scritto, se, per esempio, domande del tipo: qual è il concetto più importante per cui ti senti importante nell'università, la didattica, la ricerca, terza missione? E uno doveva spingere il pulsantino a mo' di televendita. E questa cosa era costata decine di migliaia di euro. E costa un sacco di manutenzione, perché ci sono le pile, si rompono i telecomandi. Questa cosa è in grado di fare lo stesso a costo nullo, perché di fatto uso l'infrastruttura di Telegram e ho un programma Python. Quindi, quando da domani comincio il nuovo corso, spero che vada bene come l'anno passato. Tutti gli anni è un nuovo cammino. Ogni classe di studenti, io ho paura nella prima lezione di ogni anno accademico. L'anno scorso questo modo di lavorare anche nella valutazione dell'attività didattica è stato preso molto positivamente dagli studenti. Forse uno, ok. Ovviamente il codice del bot è una cavolata, però è disponibile sul mio Blicky all'interno di Raspibo, l'ho pubblicato ieri. Il resto dell'infrastruttura mi piacerebbe pubblicarlo, è solo un problema di tempo. Anche questo meccanismo per fare broadcasting del video, non è che tutti voi, se vi collegate a vedere questa la pagina live, vi colleghiate qui, perché dovrei avere un sacco di banda al mio portatile. C'è un reflector in università che prende il flusso UNC e lo manda a tutti quelli che sono sintonizzati. Ci sarebbe anche la possibilità di consentire a qualche studente di entrare in scrittura, quindi posso dire ad un certo punto: continua tu a fare questo programma e ne discutiamo insieme. E alla fine, non so se l'avete provato, il meccanismo per guardare il flusso UNC è un client UNC scritto in JavaScript client side, e quindi oltre a Reflector ho un convertitore a WebSocket per poter mandare il flusso a JavaScript. Funziona molto bene. Anche io ho una classe da 150, non penso che tutti si colleghino, ma 40-50 a lezione sono collegati e c'è quel briciolo di ritardo, se l'avete visto si nota, però è sufficiente per avere una discreta continuità di attività. Quindi vi ho voluto portare all'interno dell'ambiente di lavoro del mio corso, spero vi sia piaciuto. Se qualcuno volesse
replicare o volesse avere, come dire, codice, idee, vuole mandarmi ulteriori idee, il mio indirizzo è pubblicato più o meno ovunque, comunque Renza@CSUnivoIT, e sarò ben felice di continuare questa esperienza con voi. Ho parlato così velocemente che no, sono andato oltre di 10 minuti. Ah, ok. Avete domande, dubbi, richieste? Volete fare delle prove? Boh. Grazie.